Ciao Ciro Venerato, Direi Sport. Ciao Ciro. Buon pomeriggio. Ciro, allora, tralasciando questi che sono stati episodi che abbiamo raccontato con la solita precisione sul calcio Napoli 24 e che ovviamente avremmo preferito non farlo, con te vorrei incentrarmi innanzitutto su ciò che è successo in campo e poi magari anche su tematiche di mercato, visto che era comunque Napoli-Liverpool e quindi i campioni in campo c'erano. Quello che abbiamo visto in campo, poi voglio sapere ovviamente la tua opinione, è stato un premio al rischio di Carlo Ancelotti, che se la gioca come voleva giocarsela e che viene premiato anche in un certo qual modo dalla fortuna. Non ti chiedo di fare le pulci al Napoli, ma di partire innanzitutto da ciò che ti ha impressionato di più di questa squadra. Ma mi ha impressionato di più l'allenatore, anche se io ho avuto solo conferme di ciò che penso di Ancelotti, cioè il suo DNA è quello di un allenatore che tende ad attaccare e non a difendersi, è un allenatore che ha una mentalità vincente perché ha vinto da calciatore e da allenatore tutto, e quindi, come dicevo lunedì nel collegamento precedente, la grande straordinaria mentalità vincente di questo tecnico è l'arma in più di questa stagione, perché con un anno in più ha cercato di irrorare la sua mentalità e le sue certezze a chi è rimasto, e soprattutto è stato aiutato poi dalla società, che ha reso più forte la rosa con un mercato che a fine mercato, lo dissi, con tutte le scommesse vinte sarebbe stato un mercato da 9, e mi sembra che al momento lo è, perché mi sembra giusto, oltre che elogiare i soliti noti, non fare notizie nel dire che Mertens è un campione, Koulibaly sapevano di essere il migliore difensore centrale del mondo, addirittura ha strappato più applausi di Van Dijk, il che è tutto dire. Oltre ai soliti noti, vorrei spendere invece tre parole per tre giocatori che rappresentano la vittoria di allenatore e società, perché Di Lorenzo mi ricorda Manfred Kals giovane, terzino destro della Germania, campione d'Europa e vicecampione del mondo in Messico, per la personalità, per la forza fisica, per l'aggressività, per l'atteggiamento e per la personalità. Farà gli europei con Mancini, secondo me Di Lorenzo, se continua così, farà gli europei da titolare con Mancini, perché non credo che in questo momento ci sia un terzino destro più forte di lui in Italia, e questo rende grande il Napoli che l'ha scelto. Sì, poi vorrei soffermarmi su Llorente, che questo concedetemi solo una parentesi, una mia scommessa giornalistica personale che credo di aver vinto e vincerò, perché quando tutti sognavano Riccardi, io vi dissi di Llorente, vi dissi secondo me un giocatore importantissimo, perché io lo conosco, lo apprezzo dai tempi di Bilbao, è un attaccante che serviva al Napoli, perché a Napoli serviva fisicità assolutamente, ma anche un giocatore che tatticamente fosse diverso da Milik, e perché Llorente è uno che si alza, fa ricettare la squadra, l'abbiamo visto anche ieri, ha dei piedi importanti, perché non è solo lungo, ma anche bei piedi, e soprattutto non è solo bello. Beh, quello devo dirlo alle donne, sì, mi sembra un bellissimo ragazzo. Però soprattutto io da uomo ti dico che è un grande uomo. Mi fa sempre molto ridere quel titolo, Ciro. È un grande uomo perché io ho conosciuto molti suoi compagni di squadra nel corso della mia carriera, e tutti mi hanno sempre detto, e anche qualche allenatore, tutti mi hanno sempre detto che questo è un uomo che è disponibile, modesto, sempre abituato ad usare il noi e a mettere in fuori gioco l'io, e quindi direi l'ideale complemento di questo mercato da 9. E poi il terzo peana lo voglio spendere su Mario Rui. Devo dire che Mario Rui in questi 3 anni ha avuto una crescita esponenziale. Ieri credo che sia stato il suggello a questo triennio napoletano, fortunatamente il Napoli non l'ha venduto e si è trovato un giocatore che ha annullato Salah, perché tranne quel diagonale, che tra l'altro è stato scoccato su un'errata lettura tecnica di Manolas, io Salah non l'ho visto in campo, perché devo dire che Mario Rui lo ha asfaltato, quindi diciamo che questa è stata una cosa importante. Quindi io diciamo questi 3 giocatori fanno sì che il Napoli non sarà una meteora in Europa, questo successo non sarà solo un bel quadro da appendere, è perché questo quadro avrà una degna cornice. Il Napoli farà bene in Europa, ma soprattutto mi conferma quello che ho detto a fine mercato e anche con voi in questi giorni,
che chi mi conosce sa che non mi sono mai assolutamente sbilanciato in tema scudetto, mi sembra che in questi anni non mi sono mai esposto, ho sempre detto che la Juve era più forte di tutti e che l'avrebbe vinto, io vi sto dicendo da molto tempo, e lo ribadisco a maggior ragione, dopo ieri, che questa squadra può lottare fino all'ultimo per lo scudetto. E poi l'ultima cosa sulla piazza, cioè complimenti a chi c'era, perché hanno reso bellissima la serata, però questo Napoli merita un San Paolo strapieno, perché l'Inter che porta 65.000 spettatori con lo Slavia Praga e il Napoli 50.000 con Liverpool, ecco, anche la città deve iniziare anche ad essere all'altezza ora della società e della squadra, perché credo che veramente non si possa più dire nulla, né a società né a squadra. C'è tutto per poter lottare fino all'ultimo e magari anche vincerlo questo scudetto, perché rispetto agli altri anni ci sono due cose che non c'erano, innanzitutto la consapevolezza della propria forza, perché dopo che sei sempre in alto negli ultimi 5-6 anni poi diventi ovviamente il DNA della vittoria, inizia a entrarti dentro, e l'arrivo di Ancelotti ti ha facilitato il compito, perché è un allenatore che è abituato a vincere. Da allenatore Ancelotti ha battuto per 4 volte i club campioni d'Europa di quell'anno. Quindi quello che ha fatto con Napoli l'ha fatto altre 3 volte in altri 3 club diversi, battendo nella fase a girone o negli ottavi la squadra che era campione d'Europa. Il Real Madrid. Ma soprattutto la consapevolezza che mi porta a queste parole è un'altra. Non solo la partita, che ha già detto tanto, ma il dopo partita ha detto tutto, perché ho visto, Ancelotti me lo aspettavo, ma anche Koulibaly, Mertens, Allan, intervistati dai colleghi di Sky, devo essere sincero, che sì, erano contenti, ma in maniera molto misurata, cioè nel senso che hanno battuto i campioni d'Europa, la squadra più in forma d'Europa, perché non solo sono campioni d'Europa uscenti, stanno stravincendo e dominando la Premier League con 5 vittorie in 5 partite, hanno vinto la Supercoppa, quindi sono ancora più forti pure quest'anno, e il Napoli li ha battuti in amichevole e in Coppa dei Campioni. È un'impresa, devo dire, per una giornata come il Napoli importante, i giocatori erano contenti, ma così come quelli che hanno fatto il loro. Ecco, mi ricordano in questo senso le facce dei giocatori della Juve degli ultimi anni, quando vincevano in Europa e soprattutto in campionato, anche partite importanti, ma che erano solo consapevoli della loro forza. Ecco, il Napoli ha fatto questo salto di qualità, cioè non si è festeggiato come a piedi rotta perché si è battuto il Liverpool, si è dato la soddisfazione di una vittoria che sarà comunque solo il prologo di altre vittorie. Questa è la mentalità che mi fa ben sperare, oltre al fatto che c'è una rosa importantissima, perché il Napoli a Lecce può far riposare pure 5, 6, 7 giocatori volendo e non perde di qualità. Vero Ciro, sono d'accordo con te, anche a me è piaciuta molto la mentalità dei giocatori nell'immediato post partita di ieri. Tornando però ai singoli, beh, ancora una volta decisivi, dobbiamo dirlo, Mertens e Calhecon, i due giocatori in scadenza nel 2020 per questo Napoli. In tal senso voglio chiederti anche una tua opinione personale, il tempo che avanza per queste due trattative può essere un'arma in favore del Napoli o maggiormente dell'entourage dei calciatori, perché poi da gennaio, dal 2020 sono anche liberi di accordarsi con altre società? Allora, quando un giocatore, questo vale proprio come lezione di calciomercato che faccio io a chi mi ascolta, non a voi ovviamente, quando un giocatore importante arriva a un anno dalla scadenza, la forza contrattuale è sempre del giocatore, in tutte le società del mondo, perché di fatto a gennaio può firmare a parametro zero e quindi ha tutto da guadagnare e nulla da perdere. Io parlo di giocatori importanti e quindi parliamo di due giocatori che sicuramente continueranno su questo trend, perché Mertens continuerà a fare mirabilia, Calhecon, giocatore tatticamente iper evoluto, ieri penso l'avete notato, è stato lui il pendolo delle due fasi, perché quando poi la squadra si alzava e giocando a tre, perché c'erano stati momenti in cui Lozano veniva allineato da Insigne e Mertens, e a centrocampo si giocava a tre con Calhecon che si abbassava sul centrodestro, no? E quindi c'erano proprio due linee a volte in fase iperoffensiva di 4-3-3 più che di 4-4-2, quindi sono giocatori straordinari, piacciono a tutti, e il Napoli ovviamente ha fatto la sua proposta, che è quella di un biennale con le condizioni economiche attuali.
fermo restando la seria intenzione di inserire dei bonus che consentirebbero a entrambi di dilatare lo stipendio. Ovviamente in questo momento i giocatori hanno il coltello dalla parte del manico, perché stanno facendo bene, giocano in un grandissimo club che, perché la partita di ieri, no, è stato ovviamente per Cagliarone e Mertens uno spot pubblicitario mica da ridere per chi li segue, perché l'ha vista tutto il mondo, pensano. In Europa le principali emittenti avranno sicuramente trasmesso la partita, fatto vedere comunque le azioni principali. E quindi in questo momento il coltello alla parte del manico è tutto di Mertens e Cagliarone, ma questo vale per tutte le squadre che arrivano ad un anno della scadenza. E statisticamente, questo lo dico a beneficio, statisticamente, 9 volte su 10 il giocatore che arriva in scadenza firma per un'altra squadra. 9 volte su 10. Una volta su 10 succede invece che il giocatore arriva in scadenza, è successo con Gito, no? E poi rinnova. Quindi nel caso di Mertens e Cagliarone non bisogna fidarsi troppo delle statistiche che parlano di un addio prematuro, perché 9 volte su 10 è così, perché sono due giocatori speciali, particolari, per la loro storia napoletana, per il rapporto che c'è tra De Laurentiis e i due, e la città dei due. E quindi tutto ciò rende appetibile e aperto al tempo stesso la trattativa. Io credo che i giocatori valuteranno questa proposta, magari mi aspetto nei prossimi settimane, prossimi mesi, una controproposta, più che sulla durata, perché il biennale forse tutto sommato convince entrambi, perché vista l'età, credo sui soldi, perché ovviamente io parlo di Mertens, soprattutto un Mertens a parametro zero può far gola ai nuovi mercati, però visto il rendimento che sta avendo può far gola anche a club italiani ed europei, perché comunque un parametro zero come Mertens può far gola, quindi ricordiamoci quello che è successo con Dzeko, no? Che praticamente prima del rinnovo, mesi prima l'Inter l'aveva di fatto braccato, poi è stato bravissimo Petrachi a ribaltare e a rimontare il tutto e ha soffiato il giocatore, ma è ovvio che quando arriva un giocatore così il destino è loro, il Napoli non può fare più nulla, il Napoli deve solo curarsi che questi insomma si mettono la mano sul cuore, considerando il loro rapporto con la città, e possano accettare questa offerta magari ruolandolo con qualche bonus, a meno che se continuano così magari De Laurentiis alzi la botta. Vince insomma della bontà non solo insomma dell'investimento in termini di affetto, di riconoscenza, ma proprio che due calciatori come Mertens e Cagliarone a certe cifre possono essere sempre comunque utili e generare utili per lo stesso Napoli. Io ripeto, il Napoli deve però considerare che ci sarà una società più ricca che possono pensare di prendere due giocatori di questo livello, di questo rendimento a parametro zero. E quando pigli un giocatore a parametro zero, ecco perché vi dico, è sempre il giocatore che vince quando si arriva a parametro. Questi qua, io di cartellino potrei costare, vista l'età, non so, uno come Mertens, nonostante l'età, io penso che 30-35 milioni li vale, no? Se avessi un contratto lungo. Allora io lo piglio a 0 euro, è ovvio che nel momento in cui lo piglio a 0 euro, il giocatore dice tu mi prendi 0 euro e ne valgo 35 di milioni di cartellino, tu mi devi dare 7-8 milioni, cioè, capisci, faccio un esempio. È ovvio che idem Cagliarone, parametro 0, e allora un giocatore del mio livello mi dà 5-6 milioni, cioè, per dirti. Quindi è ovvio che Napoli sa queste dinamiche, però sa anche che difficilmente può pareggiare o arrivare a offrire cifre simili a due giocatori, a questi due giocatori. Quindi vista l'età e vista anche il tipo di mercato che fa il Napoli e che farà anche in futuro, quindi il Napoli pure sta iniziando a guardare attorno, è tutto molto aperto, per ora speriamo che questo non diventi un tormentone, perché poi è importante che ci si concentri sul presente, perché fortunatamente il Napoli oggi deve pensare al presente, perché un presente importante e bello, non deve pensare al futuro. Al futuro ci devono pensare le squadre che hanno già fallito o falliranno la stagione e devono migliorarsi. Il Napoli invece quest'anno deve concentrarsi veramente sul presente e quindi sperare che eventuale mancato rinnovo, comunque questo tormentone del contratto di Cagliarone e soprattutto di Mertens non destabilizzi, non crei problemi all'armonia dello spogliatoio. Io sono tra quelli che non sono preoccupato, perché da una parte credo e metto la mano sul fuoco sulla serietà del giocatore, così come Pepe Reina sapeva benissimo che era del Milan, fino all'ultimo ha fatto il suo, quindi così faranno Mertens e Cagliarone eventualmente non rinnovassero. Quindi sul piano del rendimento il Napoli non perde
un metro. E al tempo stesso credo che il Napoli saprà gestire, così come ha fatto con Reina, un'eventuale situazione di due giocatori che potrebbero fare altre scelte già da gennaio perché il regolamento lo consente, così come hanno gestito Reina, che se ben vi ricordate addirittura fece le visite mediche col Milan, no? Lo dissi in esclusiva, vi ricordate? Dopo Milan-Napoli potrebbe accadere lo stesso questi due, però ormai il Napoli è maggiorenne, è una società importante, una società che è abituata a gestire tutti i casi, e quindi non credo che questo tormentone inficerà, perché se c'è una società importante, organizzata, un allenatore che ha le spalle larghe, è abituato quindi anche a gestire situazioni con campioni di un certo tipo che magari lasciano a fine stagione, non subirà scossa. Ciro, se non ci sono altre novità, e ovviamente pensavo anche a Zielinski, Liverpool, sai, insomma, legati al suo contratto. È prematuro, ma il Napoli su Zielinski è tranquillo. Il Napoli su Zielinski, Maksimovic e Milik è tranquillo. Si stanno solo stabilendo gli ultimi dettagli contrattuali, ma ormai ci siamo, sia sulle clausole che sullo stipendio, quindi quello non è un problema. Poi aggiungo un'altra storia, vediamo, però insomma... In questo momento Zielinski è concentrato a rimanere a Napoli e il Napoli è concentrato ad andare avanti anche la prossima stagione con Zielinski. Grazie mille Ciro. Ciao, a voi. Un abbraccio a Ciro Venerato di Rai Sport e cominciamo, anzi proseguiamo.